Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mi ritiro. Devo confermare Bagnaia. Assolutamente. Però, se posso, vorrei fare un discorso di verità su alcuni punti. Primo punto. Noi non abbiamo criticato Draghi quando faceva l'austerità, ho sentito dire, ma scusate, forse io ho vissuto in un universo parallelo. Draghi non ha fatto nessuna austerità. Draghi ha detto il debito è buono perché lo faccio io, quindi posso farlo, è andato a manetta di deficit approfittando della sospensione delle regole europee, ha spinto sulla crescita, ha surfato sul rimbalzo e poi se n'è andato e ha lasciato questo governo. L'hai buttato fuori, quindi, veramente, se n'è andato. Vabbè, ci sono tante teorie, non apriamo questo dibattito. Se vuole, non decide lei, però allora dopo facciamo noi non abbiamo criticato quello che non c'era da criticare e abbiamo migliorato in discontinuità quello che c'era da migliorare. Voglio ricordare che Draghi aveva dato il 40% di credito d'imposta quando i prezzi erano molto più alti, noi abbiamo dato il 45%. Questo ha significato per gli imprenditori un abbattimento significativo dei loro costi di esercizio. Naturalmente capisco le giuste preoccupazioni del panettiere che ancora non lo ha visto, lo vedrà, senza questa misura i conti sarebbero saltati. Non c'è più la tassa sugli extra profitti che dava 1 miliardo, sì, era stato detto che ne avrebbe dati 10, però siccome era fatta male ne dava uno solo. Ma infatti... noi abbiamo inserito in manovra, c'è un contributo di solidarietà che sostanzialmente va nella stessa direzione di riappropriarsi di una parte dell'extra profitto. E quanto si sfrutta di soldi per noi? Questo, come dopo l'esperienza della tassa sull'extra profitto del migliore, noi che siamo i peggiori aspettiamo un attimo a sbilanciarci. Ma soprattutto io vorrei capire una cosa. No? Era fatta male. Ma qual è il vantaggio? Ecco, era fatta male. L'hanno detto tutti. Bene, era scritta male bene, e fatta male. I ricorsi che le aziende che hanno fatto dimostrano che era scritta male. Che mi sostenga per interrompermi, io vado comunque dritto. Su un punto di metodo molto semplice, che sottopongo anche a Borgonovo, ma a tutti voi. Mi spiegate qual è il vantaggio di far indispettire, diciamo così, i mercati o di andare in un atteggiamento di confronto aspro nei riguardi dell'Unione Europea? Non c'è nessun vantaggio. Chi starebbe meglio qui con lo spread a 500? Quindi noi stiamo portando avanti un'azione diplomatica, facciamo valere le nostre ragioni con toni e modi che sono consoni a questa stagione. Solo per dire, scusa, ti interrompo. Ma tu non puoi fare una manovra in una situazione come questa, anche in cui la metà della manovra è pagata dai cittadini, anche perché sono 12 più 3 del taglio delle pensioni. Ragazzi, devo correre in pubblicità, non è così.